Bentrovati amici agricoltori a questa nuova puntata di Agriinforma, una puntata speciale, lo vedete perché siamo immersi in questa meravigliosa cornice del Grand Hotel Da Vinci per un'importante ricorrenza. Festeggiamo infatti oggi i 140 anni di Kverlan Group. È un grande piacere essere in compagnia di Eleonora Benassi, l'amministratore delegato di Kverlan Group Italia, in occasione di questo importante evento, un anniversario incredibile, 140 anni di storia festeggiati in una location molto particolare. Beh sì, direi esclusiva e poi neanche scelta a caso, perché qui siamo a Grand Hotel Da Vinci. Leonardo da Vinci quest'anno è l'anno leonardiano, legava moltissimo il discorso di questa grandissima personalità definita visionaria anche con quello che poi era lo spirito vero, certamente comparato poi al nostro settore, ai nostri tempi, di quello che era il nostro visionario, altrettanto padre fondatore, Ole Gabriel Kverneland. E infatti ci ha fatto visita con anche importanti parole sia il CEO di Kverlan Group che il presidente di Kverlan Group Italia. Abbiamo avuto l'onore di avere anche un discorso di apertura fatto da Mr. Shimokawa, che è il nostro presidente della Kubota Holding Europe e anche c'è il presidente di Kverlan Group, seguito poi da Ariel Gird, che molti di voi già conoscono, che con la sua solita verve diciamo, ha spiegato un po' tutte quelle che sono le attività della corporate. E poi abbiamo avuto anche un relatore molto importante, che è il presidente di Federunacoma, il signor Alessandro Malavolti, che è stato qua con noi. E questa sera, nella serata di gala, premieremo i 6 dealer che si sono diciamo distinti. Sì, noi premieremo proprio i talenti questa sera, saremo al Kverlan Got Talent, diciamo così. Questa sera premieremo i 6 talenti che si sono distinti tra tutti i nostri ottimi concessionari, ma questi 6 diciamo sono quelli che hanno fatto più acrobazia rispetto agli altri, hanno ottenuto più risultati. Quindi insomma un lavoro di grande coesione anche da parte del team italiano di Kverlan Group. E che cosa ci aspettiamo per il futuro? Beh, innanzitutto ringrazio il team di Kverlan Group Italia perché è stato eccezionale. Poi per il futuro non poniamoci limiti, no? Vorrei dire altri 140 anni, ma non poniamoci limiti, anche perché oggi era l'ottava corporate, quindi 8, numero dell'infinito, quindi buon auspicio per tutti. Buon pomeriggio. Mr. Shimokawa, presidente di Kverlan Group, CEO and President of Kverlan Group, è un onore essere qui con lei, davvero un piacere in occasione di questo anniversario. Sono diventato presidente e CEO dal gennaio scorso. Sono davvero orgoglioso di essere il CEO di Kverlan, perché Kverlan è stata l'azienda che ha lavorato per innovare l'agricoltura con la tecnologia da lungo tempo. E quest'anno è il 140esimo anniversario, è davvero una lunga storia nella quale si è contribuito a migliorare la vita degli agricoltori. Kverlan significa anche smart, giusto? Sì, assolutamente. Kverlan ha studiato ed effettuato molte ricerche dedicate alla smart farming per implementare anche sui trattori la tecnologia. Ed in questi termini sono davvero orgoglioso di Kverlan per tutte le ricerche effettuate a livello di innovazione. E signor Presidente, che cosa ci può dire sul mercato, specialmente in Italia? In Italia ci sono talmente tante applicazioni sui trattori che non è semplice analizzare la questione. D'altro canto, il mercato italiano è una grande opportunità per Kubota. Kverlan sta lavorando in Italia per fornire macchine davvero al top. Quindi nel futuro potremmo ottenere ottimi risultati grazie anche alla sinergia nel mercato italiano. Questo me lo auguro e spero. Thank you very much, Mr. President. Grazie Presidente per essere stato con noi e per tutti i suggerimenti che ci trasmetterà qui in Italia. Grazie mille a voi. Sono veramente contento di essere qui in Italia per celebrare il 140esimo anniversario di Kverlan. E proprio qui, in Italia. Thank you so much. Signora, i signori, buongiorno.
In parte a me Ari Gird, Executive Vice President di Equinal Group e Presidente di Equinal Group Italia. So, Presidente, è un onore essere nuovamente qui con lei. E cosa ci può dire per quanto riguarda questo evento? Sì, anche per me è un piacere ritornare in Italia. È un paese meraviglioso. Ed essere qui in questa occasione per festeggiare il 140esimo anniversario assieme ad importanti dealers è un grande piacere. Un commento sul lavoro svolto dal team di Equinal Group Italia. Credo che nuovamente abbiamo toccato con mano quanto Equinal Group Italia sia competente nell'organizzare in modo impeccabile queste conferenze. So che vorrebbe approfondire la questione delle cooperazioni con i nostri amici che ci seguono da casa. Sì, si parla da molto tempo dei cambiamenti in agricoltura e come avere successo in questi mutamenti sia per noi che per i dealer che per gli agricoltori. Stiamo vedendo che esistono delle tematiche sulle quali bisogna collaborare, come ad esempio l'inquinamento, il clima, le differenti condizioni dei mercati. Crediamo in un approccio sistematico, con diversi strumenti messi assieme come soluzioni, come per esempio quello che chiamiamo AIM Farming, per un'agricoltura di precisione. Tutto questo per aiutare gli agricoltori ad utilizzare questi sistemi in maniera eccellente. Crediamo che la nostra rete vendita abbia bisogno di esprimere tutte le competenze, lavorare stretto contatto con i dealer per essere certi che questi siano tutti allenati, che abbiano compreso a fondo il sistema. Assieme possiamo essere il giusto partner degli agricoltori italiani, aiutandoli ad avere successo, sia guadagnando più denaro che ad essere più sostenibili per l'ambiente e per le generazioni future. E per il futuro? Beh sì, ho già parlato di sostenibilità, agricoltura di precisione, digitalizzazione, connettività. Sono tutte cose che rendono l'agricoltura molto più efficiente. Credo che avremo anche bisogno di cibo per le generazioni future. La popolazione mondiale aumenterà e dovremo produrre sempre più cibo. Quello che è importante è trovare la giusta implementazione di tecnologia affinché questo accada in una maniera giusta per gli agricoltori, per l'ambiente e per essere in grado di sfamare il mondo intero. Equinal Group quindi è il giusto partner. Crediamo di essere il giusto partner, lavoriamo duro per avere il giusto focus e per sviluppare concetti corretti per i dealer e ovviamente per gli agricoltori. Grazie Presidente e buon evento. Grazie mille. Filippo Galieri, direttore generale di Equinal Ravenna, uno stabilimento tutto italiano. Che lavoro state facendo? Ma noi stiamo sviluppando la nostra azienda, innovando nelle tecnologie, tutte quelle tecnologie che ci possono portare a portare avanti la nostra visione di fabbrica. La chiamiamo fabbrica di precisione, così come parliamo di agricoltura di precisione. Il nostro obiettivo è quello di essere il partner più facile con cui lavorare. Buono al primo colpo è la nostra parola ed è per questo che stiamo impostando tutta la nostra azienda, la stiamo sviluppando con i canoni del processi Toyota e quindi insomma qualità totale è la parola chiave. Grazie mille allora Filippo e buon lavoro. Grazie. Kirsten Inz presente quest'oggi, product manager delle rotopresse, e se parliamo di rotopresse non possiamo non citare la Fast Bale pluri premiata, novità tutta italiana. Sì, anche perché è una macchina unica nel suo genere, è una macchina combinata a ciclo continuo che ha una precamera, una camera principale e subito la voce torna. Una macchina che non ha bisogno di fermarsi, quindi è a ciclo continuo e può raggiungere di conseguenza una resa molto molto ampia, molto maggiore rispetto a quelle che sono le macchine combinate sul mercato. È stata davvero apprezzata dalla critica? Sì, sì, molto, molto. Infatti abbiamo avuto dei premi, siamo molto felici, l'abbiamo presentata all'EIMA del 2018 e siamo felici di averla venduta anche in Italia. Bene, allora grazie mille e buon lavoro. Prego, grazie altrettanto. Immancabile in questa importante conferenza dedicata al 140esimo anniversario di Equinal Group, Roberto Bartolini, nostro agronomo, che ha lanciato oggi dei messaggi molto importanti alla rete.
Si parte da quelle che sono le emergenze ambientali, lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, l'agricoltura purtroppo è responsabile di grossi impatti dal punto di vista delle emissioni, problema anche per quanto riguarda la gestione dei terreni, la metà dei terreni europei è afflitto da una diminuzione di sostanze organiche, quindi di fertilità notevole, quindi voglio dire bisogna che anche chi vende macchine porti all'agricoltore non solo un messaggio meccanico, come dico io, ma anche diciamo di cultura agronomica, anche perché ci aspetta una PAC che probabilmente sarà molto diversa dalla passata. Ecco, intanto diamo una notizia: la PAC nuova non partirà nel 2020, partirà nel 2021 con ogni probabilità, ma con più certezza nel 2022, con degli stravolgimenti che potranno essere notevoli. Quindi bisogna che l'agricoltore cambi passo e chi vende macchine, chi vende mezzi tecnici deve assolutamente aiutarlo, perché l'agricoltore da solo non ce la fa. E com'è quindi la situazione attuale, soprattutto dei seminativi? Per quanto riguarda seminativi e foraggere non siamo messi bene, perché purtroppo l'agricoltore lascia ancora in campo tanti quintali, spende troppo e quindi c'è bisogno di quella che noi abbiamo chiamato proprio una rivoluzione culturale. Le tecnologie ci sono tutte, perché siamo nell'epoca dei big data, no? Cioè oggi dobbiamo utilizzare i dati che la tecnologia ci permette di reperire. Bene, tutti questi dati si possono implementare sulle macchine e quindi razionalizzare enormemente quelle che sono poi le azioni dell'agricoltore. È questo che bisogna fare, però c'è bisogno di una grande rivoluzione culturale in questo senso. E amici agricoltori, non perdetevi la prossima puntata di AgriInforma, perché rimarremo ancora qui per spiegarvi tutte le novità in casa Kernelland.